Mister, ecco, dopo il pareggio con il Matera, domani c'è questo big match con il Benevento, Benevento primo in classifica e che vola a tutta birra verso la Serie B, anche se invece ieri con la vittoria si è messa un solo punto di distacco. Sì, massimo rispetto per il Benevento insieme a Lecce che devono essere le squadre più forti di questo campionato. In un momento che sta facendo benissimo la squadra, non solo come risultato ma anche come prestazione. Una squadra forte in tutti i reparti, con giocatori importanti, molto organizzata, quindi per noi sarà una partita molto, molto difficile. Però la nostra parola d'ordine deve essere efficacia. Dovremmo essere veramente efficaci domani nel contrapporci a questa squadra. Giochiamo in casa, vogliamo anche noi ottenere 3 punti, quindi mi aspetto una grande partita da parte della mia squadra. Ecco, rispetto alla gara d'andata, il Benevento ha trovato la quadratura con questo 3-4-3 ecco, preferito da Auteri. Non ci sarà Campagnacci, Raimondi, Lex, non ci sarà. Ecco, ma la Juve stabile, purtroppo, dobbiamo fare sempre la conta, poi indisponibili, Del Sante recupera. Ma sono tutti convocati i calciatori, oggi abbiamo fatto la rifinitura, aspetta, stasera mi confronterò con lo staff sanitario per capire, diciamo, la situazione generale e poi deciderò con calma gli 11 che scenderanno in campo dall'inizio, soprattutto la gestione della partita in corso. Quindi anche per Nicastro stiamo parlando di un problema risolvibile a breve, se non con il Benevento, comunque sicuramente lo vedremo con l'Andria. Sì, credo che con l'Andrea sicuramente lui possa giocare. Per domani dobbiamo vedere, decide il dottore. Ecco, non ci sarà il pubblico ospite, dobbiamo fare una tiratina d'orecchie ovviamente al comune che gestisce l'impianto, poi sentiremo un po' ecco, anche la voce della Juve Stabia. Sarebbe stato bello vedere. Sicuramente una bella cornice anche di tifosi del Benevento che ovviamente mettono il sale in ogni partita di tifosi. Assolutamente sì, anche per noi credo che sarebbe stato molto bello avere i tifosi avversari, sarebbe stato credo un incentivo in più anche per i ragazzi, però a prescindere da quello che ci sarà all'esterno del campo sarà fondamentale quello che sapremo fare dentro il rettangolo di gioco. Ecco, mancano 7 partite, si può dire che la quota salvezza al 100% è a 41 punti. Benevento. Vabbè, dove dicevo solo la quota. No, no, non lo so. Non riesce a fare i conti. No, no. Ecco, invece per quanto riguarda i tifosi della Juve Stabia, si vede anche un certo ecco, movimentarsi proprio per questa gara, nonostante si gioca domani alle 15, tante sono per adesso le richieste, soprattutto per quanto riguarda gli studenti, che è la parte che io so, diciamo ecco, domani vorranno essere ostate per spingere la Juve Stabia verso, possiamo dire, uno sfizio della stagione. No, non è uno sfizio perché noi abbiamo massimo rispetto del Benevento, sappiamo che la società, la città, i tifosi ci tengono tantissimo, noi ci teniamo tanto, il nostro sfizio sarà quello di raggiungere la salvezza prima possibile, quindi pensiamo solo alla partita di domani che ci oppone a questa squadra molto forte, noi dobbiamo prendere punti e speriamo di prendere 3. Ecco, ancora una volta però, faccio giusto un piccolo passo indietro, con il Matera abbiamo visto una Juve Stabia in difficoltà nei minuti iniziali. Dovuto a che cosa, secondo lei? Mentale? Ma non, credo che non sia mai una caratteristica, Un solo aspetto, sì, un diciamo. solo aspetto. È chiaro che col Matera siamo stati bravi, cioè, non siamo stati bravi all'inizio, ma siamo stati più bravi dopo a Sì. recuperare una partita e fare un grande secondo tempo. Però contro il Benevento non ce lo possiamo permettere perché è una squadra talmente esperta, talmente organizzata, talmente in palla, che non ci possiamo assolutamente permettere di concedere dei minuti, soprattutto prolungati di blackout. Per questo ho esordito che la nostra parola d'ordine deve essere efficace domani, quindi dovremmo essere veramente efficaci. Ok, grazie.